Sta parlando la dottoressa Cristina Lembo. Allora, salve a tutti. Ho questo onere importante, cioè quello di andare a raccontarvi un pochino quello che è il nostro metodo operativo. E non mi soffermerò assolutamente su quali sono i test che noi utilizziamo e che usiamo rigorosamente durante la nostra osservazione. Perché questi comunque sono test che sono conosciuti da tutti gli addetti ai lavori, da tutti quelli che comunque si raffrontano e si confrontano con quelle che sono le realtà di diagnosi nei vari centri. Il mio intervento invece vorrà essere una riflessione più clinica, narrativa, qualitativa di tutti quelli che sono gli elementi che emergono al di là del test. E che quindi esulano proprio dai punteggi del test, ma che comunque ci servono nel rispetto proprio del bambino che abbiamo di fronte, a cercare di indirizzare quella che è la nostra osservazione, perché come è stato detto ieri e oggi adesso dal dottor Bianchi, una corretta diagnosi equivale a permettere una più incisiva poi terapia. Questo si può effettuare anche attraverso una osservazione ludica, come diceva adesso il dottor Bianchi, che sia poi da supplemento e da conferma o disconferma da tutti i dati che emergono dal test e che effettuiamo. Molto spesso con i bambini molto piccoli cerchiamo di dedicare uno spazio nel gioco con i genitori durante la valutazione. o con entrambi i genitori o comunque con un caregiver, con un genitore di riferimento. Perché? Perché riusciamo a fare un'osservazione in più rispetto a come il bambino gioca con noi operatori e come il bambino gioca con il genitore. Ricordo ad esempio Luca, un bimbo di 3 anni che era venuto con una segnalazione di ritardo di linguaggio, mentre giocava con me con i pupazzetti di gomma, aveva generalizzato il verso del cane a tutti gli animali, giocando invece con la madre aveva utilizzato e ampliato invece il suo repertorio onomatopeico ai diversi animali. Allora, io forse faccio parte della parte dei quasi vecchi o dell'istituto, più o meno. Sono circa 15 anni, insomma, che lavoro in istituto e ho appunto l'incarico di effettuare i depistaggi, ossia l'osservazione dei bambini, l'osservazione finalizzata a verificare, a individuare quelli che sono poi fattori di rischio nell'età evolutiva, e mi occupo anche poi del servizio di restituzione dei genitori. La nostra equipe è un'equipe multidisciplinare formata da tanti operatori, dal logopedista, dal psicomotricista, dal neurologo, neuropsichiatra, insomma sono tanti. Questo perché? Perché l'equipe multidisciplinare permette di arrivare ad un'osservazione globale e completa attraverso una conferma e disconferma delle ipotesi diagnostiche che emergono poi durante tutto il processo, attraverso un confronto di quelli che sono i tagli clinici e diagnostici che si affrontano e che emergono poi durante la valutazione e che devono essere poi per raggiungere poi una diagnosi che sia il più possibile rispondente a quelle che non soltanto sono le fragilità del bambino ma anche le abilità del bambino, perché poi è dalle abilità che inizia la terapia. L'osservazione che viene condotta in istituto quindi è un'osservazione globale, perché il bambino deve essere restituito globale ai genitori, perché questo poi è il primo atto appunto terapeutico. Andare ad osservare un bambino ad esempio soffermandoci in maniera poi povera soltanto sul ritardo ad esempio di linguaggio, senza andare ad osservare quelle che sono poi le correlazioni e le interrelazioni tra le varie aree di sviluppo. Un bambino con un ritardo di linguaggio può ad esempio avere un disagio emotivo importante, può avere un uso del corpo non adeguato, un bambino con un ritardo o un DSA può avere una difficoltà nella percezione del proprio
proprio corpo, può avere una lateralità non ancora definita e quindi tutto questo può essere poi causa e concausa di altri disturbi. È importante quindi andare a fare tutta questa correlazione perché lavorare appunto, come vi ho detto prima, in valutazione permette di fare una terapia corretta, e nella valutazione bisogna andare a prendere tutti gli elementi, come dicevamo sia ieri e stamattina anche, quello che è l'ecotipo, se non ricordo male, cioè tutti gli elementi biopsicosociali entrano a far parte della diagnosi e poi indirizzano verso un tipo di terapia pur partendo da una stessa diagnosi. I giorni dedicati alle prime visite sono dei giorni in cui ci dedichiamo totalmente all'arrivo dei bambini in istituto e i bambini con i genitori giungono in istituto e trovano un ambiente poi totalmente dedicato a loro. Noi non usiamo camici, quindi l'ambiente è molto informale e l'osservazione parte proprio dalla sala d'attesa. Andiamo in sala d'attesa e, come diceva la dottoressa Vanadia stamattina, ci accucciamo a terra perché dobbiamo salire o scendere a livello del bambino cercando di creare questa relazione, e in sala d'attesa inizia già il processo osservativo perché entrando vediamo i genitori ad esempio dove sono seduti a fianco, se sono seduti diciamo in maniera simmetrica, se il bambino è vicino a loro, se non è vicino a loro, se si orienta quando noi entriamo, se va verso un genitore e verso quale genitore va magari nel momento in cui entra un estraneo. Quindi questi sono tutti diciamo elementi che ci iniziano a dare già delle indicazioni precise su dove dovremo poi andare a portare il faro della nostra osservazione, proprio perché, come diceva il dottor Bianchi, quando noi prendiamo un bambino non sappiamo nulla del bambino se non l'età e il suo nome. C'è uno spazio separato tra genitori e figli, vengono presi prima i bimbi, i genitori verranno presi in un secondo momento e a loro verrà fatta verrà chiesta quindi tutta quella che è la storia del bambino, al di là delle informazioni sullo sviluppo e sulla gravidanza, ma anche quello che è stato l'adattamento del bambino, la relazione del bambino con i coetanei, se fa sport. Questi sono tutti elementi che, come ho detto, devono entrare a far parte della nostra diagnosi. Il bambino entra in stanza con noi, ci segue, anche bimbi molto piccini ci seguono senza problemi, entra in stanza di valutazione. In stanza di valutazione dobbiamo vedere ad esempio se si rivolge ai giochi, se ci segue al tavolo, iniziamo a vedere e a osservare maggiormente magari alcune caratteristiche fisionomiche, se ci sono alterazioni di linguaggio, quando e come ci risponde. Diciamo che le aree di osservazione sono tante, le ho un po' diciamo raggruppate in macro aree, quindi lo sviluppo psicomotorio del linguaggio, apprendimenti, cognitivo e lo sviluppo emotivo e psicoaffettivo, che comunque va a attraversare in maniera poi trasversale tutte quelle che sono le altre aree. Nello sviluppo psicomotorio non si deve andare ad osservare soltanto quelle che sono le competenze dell'uso del proprio corpo in posizione dinamica, nella stasi la coordinazione oculomanuale, l'attività in prove di equilibrio e così via, ma per sviluppo psicomotorio si intende anche l'uso che il bambino fa del proprio corpo in relazione all'altro, in relazione al sé e in relazione agli oggetti. Quindi vado ad osservare quelle che sono se sono o meno presenti stereotipie, se sono o meno presenti dei manierismi, se ci sono delle attivazioni rispetto ad esempio a degli stimoli particolari, mi viene in mente la ventola sul soffitto se gira, e quindi se si attivano dei comportamenti che possono diciamo segnalare una problematica o meno. Con i bambini molto piccoli vado a vedere se c'è una ricerca di contatto o un'accettazione del contatto che io propongo. Con bimbi tanto piccoli andiamo ad attivare dei giochi corporei, di rincorse, di manipolazioni, di solletico, e ci si può trovare di fronte a dei bambini invece che si rigidiscono, dei bambini duri, dei bambini ipertonici, dei tronchetti di legno.
come li chiamo io, cioè sono dei bambini che con difficoltà poi si rapportano a livello corporeo con l'altro, e il corpo non è altro poi che lo specchio di tutta la parte emotiva e relazionale, quindi questo bambino avrà delle difficoltà anche a livello di contatto empatico e relazionale. Nell'ambito poi psicomotorio entra a far parte anche il grafismo, perché c'è anche una riproduzione, una rappresentazione del corpo, non soltanto di percezione ma anche appunto di rappresentazione, e vado a vedere magari se c'è appunto una corrispondenza tra schemi di sviluppo grafico, se c'è ad esempio un uso cognitivo del colore rispetto all'età. E quindi se io mi attendo determinati schemi rispetto all'età, se ci sono delle atipie, ad esempio una trasparenza, un disegno a raggi X che non deve essere presente ad esempio in un bambino di 11 anni, perché quello sarà sinonimo e sintomo, comunque mi darà un'altra indicazione. Solitamente quando i bambini vengono o in prima visita o in osservazione iniziamo subito con un disegno. Perché? Perché il disegno fa parte un po' della quotidianità dei bambini, quindi con facilità i bambini vanno a accettare questa proposta, ed è un momento anche importante perché riusciamo a iniziare a creare una relazione. Quindi mentre il bambino disegna gli si può chiediamo se ha fratelli, cosa farà da grande, cosa gli piace fare, se è andato a vedere Inside Out magari ultimamente. Quindi è un momento in cui proprio si crea una relazione, ed è un momento importante perché dal disegno, come dicevo prima, si ottengono tante informazioni anche cognitive. Così come anche dalle abilità percettive spaziali, ci sono dei test specifici che naturalmente andiamo ad utilizzare in maniera rigorosa, però molto spesso ci sono bambini che non sono disposti magari ad effettuare un TPV perché magari è noioso, e allora bisogna poi abbassarsi a loro o alzarsi, salire e proporre, essere anche un po' flessibili e fantasiosi nel proporre il tipo di test, che il tipo di proposta che ti permette poi di fare una determinata osservazione, di trarre delle indicazioni, delle ipotesi. L'ambito ludico diciamo accorpa un pochino tanto, non soltanto l'ambito psicomotorio e quindi diciamo la presenza dell'uso del corpo in relazione a sé, in relazione all'altro, in relazione all'ambiente, ma anche quello che è tutta la parte di relazione, tutta la parte del linguaggio, ed è un momento molto prezioso a livello proprio osservativo, perché si vanno appunto a verificare delle competenze e delle capacità che ci danno indicazioni anche ad esempio a livello di condivisione, di differenziazione tra genitori, come vi dicevo prima, ed operatori che siamo noi. Con i più grandi invece possiamo andare a proporre dei gesti, dei giochi che sono ad esempio carte 1 Jenga, e sono dei giochi comunque che ci permettono di andare a fare un'osservazione su quelle che sono ad esempio delle strategie complesse o meno, se il bambino riesce ad astrarre e organizzarsi, se è incapace di imbrogliare o meno, se riesce a tollerare la frustrazione. Comunque sono tutti elementi fondamentali, e così come il disegno lo proponiamo all'inizio, il gioco invece è un qualcosa di finale, cioè una cosa finale, perché permette poi alla fine di portare i bambini e di diminuire un po' quelle che sono le sue ansie. Questi sono alcuni test che utilizziamo, soltanto alcuni, nella valutazione dello sviluppo psicomotorio. Nello sviluppo linguistico, tendenzialmente, oltre a tutti i test che ci permettono di andare a fare questa osservazione dell'ambito recettivo ed espressivo, è importante andare a valutare quella che è la pragmatica comunicativa ed andare a vedere se ci sono poi i prodromi comunicativi, quello che diceva stamattina la dottoressa Vanadia. E alla piramide, cioè se un bambino viene segnalato per un ritardo di linguaggio ma non ha i prodromi comunicativi, come possiamo pensare di dare una determinata diagnosi in quel senso? Alcuni test che vengono utilizzati rispetto al linguaggio, quindi rispetto alle varie fasce di età. Lo sviluppo degli apprendimenti è un ambito molto
un ambito, diciamo, diagnostico molto ampio, poi ne parlerà una collega domani. Per la valutazione degli apprendimenti si può fare abbiamo tantissimi test e tantissimi strumenti, importante però è andare a fare un'anamnesi, un'anamnesi precisa, una valutazione neuropsicologica, neurologica importante, oltre ad andare a fare poi un test di livello per andare a effettivamente definire se il problema se il bambino non capisce effettivamente una difficoltà che il bambino ha di comprendere il testo o c'è altro sotto. Valutare poi l'area affettiva è un pochino quello che diceva la dottoressa Lucangeli ieri, cioè se il bambino impara un'impotenza, uno stato di impotenza durante l'apprendimento della lettoscrittura, tutta l'area degli apprendimenti sarà poi purtroppo incentrata su questo. Test di apprendimento che tutti conosciamo, insomma, rispetto alla lettura, rispetto alla scrittura, preapprendimenti, logica, matematica. Lo sviluppo cognitivo, mi preme soltanto soffermarmi su un dato importante: andare a fare una valutazione qualitativa del test, oltre che statistica e quantitativa. Tante volte i bambini ottengono un punteggio basso non perché non hanno le capacità, ma perché non riescono a esprimere al meglio le loro capacità. Quindi sono dei bambini che funzionano male, ma non sono dei bambini che hanno una difficoltà oggettiva. Dello sviluppo emotivo e psicoaffettivo, insomma, è un pochino, ce lo siamo detti, insomma, fino ad ora. È un test, è una valutazione di vissuti, emozioni e percezioni che noi possiamo fare sia attraverso un colloquio clinico, sia attraverso dei test e degli strumenti carta matita che ci permettono di andare a fare un'osservazione mirata e ci permettono di trarre quelle che sono le informazioni, i vissuti e le emozioni dei bambini. Quindi perché andare a effettuare una valutazione completa? Perché il bambino non è semplicemente un insieme di pezzi da unire. È fondamentale per il clinico quindi andare a focalizzarsi su ogni area, cercando di evitare di concentrarsi soltanto su un'unica area, e non bisogna appunto trascurare quello che è l'elemento interpersonale all'interno del quale il bambino nasce e si sviluppa. Vi dicevo, io da un po' mi occupo anche del colloquio finale di restituzione con i genitori, ed è un momento, diciamo, molto delicato, perché, diciamo, si configura come un momento in cui cerco di tirare un po' le fila di tutto quello che è stato l'incontro, dal primo accesso a questo momento. Cerco di ricucire un pochino il filo e cerco di ridare ai genitori per la prima volta un figlio diverso da quello che loro ci hanno portato. I genitori per la prima volta si soffermano su dei dati emersi dalla valutazione, quindi hanno un'immagine diversa dei capricci e delle chiusure che il bambino aveva presentato fino a quel momento. La restituzione è una restituzione quindi di senso, una restituzione che cerca di aprire non soltanto ad un'immagine del bambino, ma anche ad un'immagine diversa della famiglia e dei genitori. I genitori iniziano ad elaborare, a contenere e a predisporsi verso quelle che sono poi le modalità diverse con cui si dovranno rapportare al bambino e tutte poi le energie psicoaffettive che dovranno attivare per il processo di terapia. Questo momento è importante perché molto spesso durante il colloquio di restituzione ho accolto dei dati che i genitori avevano omesso. Mi è capitato ad esempio durante un colloquio finale con un papà di una bimba di 4 anni che aveva un disordine del neurosviluppo con maggiore compromissione dell'area comunicativa, che mentre parlava, insomma, del suo vissuto di inadeguatezza come padre, maturata poi nel tempo, mi aveva detto che questa bimba era giunta dopo anni e anni di tentativi falliti di inseminazione artificiale, ed è un dato molto importante questo, e
i genitori magari comunicano e affidano delle informazioni durante questo momento perché hanno imparato ad affidarsi e ad affidarsi poi agli operatori che hanno accompagnato il bambino fino a questo momento. Ho ancora un altro esempio, durante un colloquio con dei genitori di un bambino di 6 anni con ritardo cognitivo lieve e difficoltà emotivo-relazionali, questo bambino aveva da poco iniziato a chiedere ai genitori di giocare a nascondino la sera, prima di cena o prima di andare a dormire. La madre, ho dovuto contenere la madre perché la madre non accettava questo gioco, dicendo che era un gioco di un bambino più piccolo, quindi non adeguato a un bambino di 6 anni. Quindi ho dovuto spiegare lei l'eccitazione, la tensione, la trepidazione dell'essere nascosti mentre qualcuno ci cerca, mentre qualcuno pensa intensissimamente a noi, e se qualcuno ci pensa, noi esistiamo, quindi noi siamo nel pensiero di qualcuno, e quindi si sta attivando tutta quella parte nel bambino. Quindi viene chiaro come la restituzione è una fase di inizio, è una restituzione di senso, si cerca di andare ad integrare il significato del sintomo del bambino con la richiesta dei genitori. I genitori portano un sintomo e viene invece restituito loro un bambino. Noi specialisti quindi abbiamo il compito di rispondere ad una richiesta di completezza attraverso un lavoro di equipe con il quale si verifichi l'integrazione delle competenze e non la loro frammentazione, per evitare di intervenire solo sui sintomi con il rischio di rendere patologico ciò che non lo è. Il risultato tangibile di questo lavoro è, ancor prima di ogni altro intervento, la restituzione di un figlio che ha bisogno di essere aiutato a crescere. Grazie.